Ufficialmente partirà martedì col taglio del nastro fissato alle 11:10 davanti al Museo del Bijou, ma al solito la Fiera di San Carlo a Casalmaggiore anticipa i tempi e proprio nella giornata di lunedì le giostre, montate nel weekend, iniziano a funzionare con una delle novità previste dalla Proloco che fa subito il suo esordio, lo sconto sui biglietti per i bambini, prendi due, paghi uno. Un modo per venire incontro alle famiglie, al contempo un accordo con i gestori del Luna Park. Già, ma come se la passa questa categoria molto particolare alle prese con strumenti particolarmente energivori? Ci sta segando le gambe a tutti, dal piccolo imprenditore a noi giostrai, devono un attimino mettere un tetto perché ci taglia le gambe e automaticamente ne arriva sul prezzo il costo del biglietto e tutte le spese che abbiamo Però avete mantenuto il nell'arco. prezzo uguale del Sì, qualche biglietto? giostra c'è stata un po' una variazione, però facciamo magari delle giornate promozionali, quelle cose lì, per attutire un po' il colpo. Per noi è una catastrofe perché le bollette che facciamo, cioè praticamente facciamo 3-4 giorni per paese, ci arrivano delle bollette triplicate e non riusciamo più a sopravvivere. Se non fa qualcosa questo governo nuovo qua andiamo falliti. Ancora 2-3 anni e poi falliamo. Questo è il divertimento dell'operaio, non del ricco. Se aumentiamo di un tot i biglietti fanno meno venire alle giostre. Perché sia con le roulotte che con le giostre abbiamo molta energia e in questi tempi qua non ce la facciamo più starci dentro con le spese e con tutto il resto. E la problematica è questo, ma non solo il caro energia, anche il gasolio, anche i plateatici, molte cose ci fanno passare molta difficoltà andare avanti per queste fiere qua molto importanti, speriamo il tempo e tutto il resto. La speranza è che San Carlo e la sua fiera possano dare una risposta, il bel tempo c'è e di questi tempi è una novità, il pienone invece non è mai mancato.